Buonasera a tutti cari ascoltatori meteo, ben trovati in questo nuovissimo video. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo. In questo video andremo ad analizzare quello che accadrà nella giornata per Pasqua e quello che accadrà dopo Pasqua, perché la parte più interessante si fa il dopo Pasqua. Vi invito anche ad andare nel link in descrizione dove troverete tutti i nostri articoli per quanto riguarda le previsioni del tempo. Bene, durante questi giorni temperature in netto aumento, temperature nettamente primaverili, forse anche qualche grado sopra la media stagionale e belle giornate, un pochino foschiose soprattutto sul centro-nord. Andiamo a vedere quello che potrebbe accadere, anzi che accadrà, come possiamo vedere un minimo depressionario che si andrà a creare sul sud dell'Italia, vi chiamerà dell'aria più fresca proveniente dalla parte e dai Balcani. Questa aria più fresca poi si getterà direttamente sulla parte adriatica, come possiamo vedere, portando instabilità e diminuzione termica. Termica a 1500 metri che si aggira tra i 0 e i meno 2 gradi. E qui siamo nella giornata subito dopo Pasqua. Attenzione perché poi a questo punto alta pressione molto probabilmente si andrà a infilare in Scandinavia. A questo punto facilita, scusate. L'arrivo di aria più fresca direttamente dall'Atlantico, come possiamo vedere. A questo punto si aprirebbe la porta atlantica con precipitazioni molto intense su tutto il centro-nord. Nevicate lungo tutto l'Appennino, quote abbastanza alte però. Bene, queste sono le previsioni per quanto riguarda il dopo Pasqua. Quello per Pasqua usciranno pronto probabilmente domani le previsioni ufficiali. Ringrazio della visione e vi invito ancora ad iscrivervi al canale, lasciate un bel like e attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo.